Le severe sanzioni economiche contro la Russia stanno già avendo ripercussioni non solo contro Mosca, ma anche sulle nostre tasche, sommandosi alle conseguenze della pandemia. Se ne parla già dall'inizio della guerra in Ucraina. L'Italia dipende dalla Russia per le forniture di gas, come il resto dell'Unione Europea, che negli anni non ha diversificato le sue fonti e non ha puntato sulla produzione interna. Lo stesso per il petrolio, i cui prezzi stanno lievitando. I prezzi della benzina hanno sfondato la soglia dei 2 euro, una escalation che vedrà coinvolto anche gasolio e gas e non si fermerà. Le conseguenze saranno aumenti anche per viaggi e mezzi pubblici. Russia e Ucraina sono da sempre il granaio del mondo. Producono un quarto del frumento mondiale e la metà di tutti i ricavati internazionali dal girasole, a partire dall'olio. Anche la metà del mais italiano è importato dall'Ucraina. La conseguenza sono i costi del pane, della pasta, degli oli alimentari e della filiera del cibo che, secondo Federalimenti, in prima battuta, potrebbero lievitare del 10%.